La goccia del colibrì. Istruzioni per un futuro sostenibile. Di Roberto Cavallo. Cari amici dell'Etere, un ben trovati da Roberto Cavallo e da questa nuova trasmissione, La goccia del colibrì. Istruzioni per un futuro sostenibile. Ascoltate attentamente le avvertenze ed applicatele con cura. E con i colleghi, gli amici di Radio Bequit, della cooperativa Erika e dell'Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale AICA, proveremo ad accompagnarvi in un percorso verso la sostenibilità, cercando soprattutto di capire che ognuno di noi può fare qualcosetta tutti i giorni e unito a tante altre gocce di donne e uomini di buona volontà potremo davvero ritrovare un'armonia tra l'uomo e la natura per garantire un futuro sostenibile a noi e alle generazioni future. Cari ascoltatori, ben trovati con La goccia del colibrì, istruzioni per un futuro sostenibile. Siamo nella prima puntata e ci occupiamo di biodiversità. Dovete sapere che biodiversità è un neologismo, una parola relativamente nuova, coniata da Edward Osborne Wilson, che è un entomologo, cioè uno scienziato che studia gli insetti. E lui aveva coniato questa nuova parola, biodiversità, dandole questo significato: la varietà degli organismi a tutti i livelli, da quello delle varianti genetiche all'interno della stessa specie fino alla gamma delle varie specie, dei generi, delle famiglie, ai livelli tassonomici più alti, e comprende anche la varietà degli ecosistemi. Quindi diciamo c'è un po' tutto, dalla piccola varietà di un vegetale, pensate a una cultivar di un grano, fino all'intero ecosistema di un'intera valle. E Osborne in realtà si era rifatto un concetto già espresso dal National Research Council, ma sempre in tempi relativamente recenti. Siamo attorno alla metà degli anni 80, precisamente al 1986. La necessità per l'entomologo Osborne di coniare un nuovo termine, come appunto quello della biodiversità, era probabilmente legato al fatto che si era accorto che qualcosa non stava funzionando. In fondo la biodiversità non è che la salvaguardia di un capitale genetico, di un patrimonio di caratteristiche senza il quale l'uomo stesso rischia l'estinzione. In fondo le nostre cellule, il nostro patrimonio genetico non è che l'evoluzione di quello contenuto in una pianta o contenuto in un animale che sta attorno a noi. E perdere una qualunque specie significa perdere un pezzo di noi stessi. E di questo se ne sono accorti anche i potenti della Terra quando nel 1992 a Rio de Janeiro, nel corso del vertice sulla Terra, quando per la prima volta ci si è riuniti a riflettere sui temi ambientali, uno dei principali accordi adottati fu proprio la Convenzione sulla diversità biologica, che è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che ha tre principali obiettivi: quello della conservazione della biodiversità, l'uso sostenibile della biodiversità, pensate a tutto il patrimonio dei semi e dei semi geneticamente modificati, ed una giusta ed equa ripartizione dei benefici che derivano dall'utilizzo proprio delle risorse genetiche. E l'obiettivo generale è quello di incoraggiare azioni che portano proprio a un futuro sostenibile basato sulla salvaguardia di questo patrimonio genetico. Purtroppo però, come spesso accade, dall'adottare un documento al ratificarlo passa molto tempo, e questo tempo la natura non ce lo concede, la natura fa il suo corso con o senza firma. Se consideriamo la biodiversità come il numero totale di specie viventi sulla Terra, bene, possiamo tranquillamente affermare che siamo ben lungi dal conoscerla davvero. Pensate che solo negli ultimi 40 anni
abbiamo scoperto e l'uomo ha determinato nuovi generi, nuove famiglie, addirittura nuovi fila, i loriciferi nel 1974, i cicliofori nel 1995 o i micromiatozoi, e siamo a cavallo degli anni 2000. C'è un solo paese al mondo che ha provato a condurre un inventario della propria biodiversità, cioè di cercare di capire quante specie e quali specie vivano sul proprio territorio, e questo paese è il Costa Rica. Il Costa Rica ha più o meno determinato 91.000 specie di piante e animali che si stima rappresentino pochi punti percentuali di quelle che abitano la terra. C'è chi sostiene che siano addirittura 30 milioni di specie o altri ancora di più, fino a 100 milioni di specie vegetali e animali che vivano sulla terra. Se dovessimo un po' provare a fare quello che ha fatto il Costa Rica, si stima che ci vogliano 14.000 anni per conoscerle tutte, ed è facile ovviamente prevedere che molte specie si estingueranno prima ancora di essere state scoperte, in parte naturalmente, in parte anche per responsabilità dell'uomo. Mi piace raccontarvi come si possa fare per cercare di capire quale sia la biodiversità e come si facciano a fare queste stime. Una delle prove che si possono fare, potete anche farla voi proprio per cercare di capire, è avvolgere un albero, per esempio, con teli di plastica e provare poi a raccogliere tutti gli insetti che riescono a essere intrappolati all'interno di questo velo di plastica. C'è un entomologo australiano, Nigel Stork, che con questo metodo ha raccolto 25.000 insetti esemplari appartenenti a 5.000 specie diverse da solo 10 alberi della foresta pluviale nel Borneo. Oppure si può anche ricorrere al suolo, che è una delle entità con la maggior biodiversità. Si preleva una piccola quantità di suolo e la si allarga su un telo, meglio bianco, e poi si cerca di capire quali insettini o addirittura, lavando la terra, quali microorganismi siano presenti. Uno dei testi sacri che ho studiato anch'io all'università, al Berges, che si occupa di microorganismi, è arrivato ad elencare 6.600 specie di procarioti per grammo di terreno, pensate. Due ricercatori norvegesi attorno al 1990 hanno prelevato un grammo di suolo e hanno contato solo in quel campione 5.000 specie. Insomma, siamo avvolti dalla biodiversità e la nostra responsabilità è cercare di stare in equilibrio, perché il mantenimento è utile anche un po' egoisticamente per noi stessi. Adesso ci ascoltiamo un po' di musica e poi una delle nostre inviate, Emanuela Rosio, ci accompagna all'Orto Botanico di Torino. Iniziamo le riflessioni sulla biodiversità con un dialogo con la professoressa Consolata Siniscalco dell'Orto Botanico di Torino, a cui chiedo di inquadrarci il fenomeno della biodiversità dandoci anche qualche numero che ci può aiutare. Innanzitutto la ringrazio moltissimo per questa domanda sulla biodiversità, domanda complessa perché si parla tanto di biodiversità ma se ne conoscono veramente poco le caratteristiche e in particolare i numeri, come cercherò di spiegare. Allora, innanzitutto una definizione di biodiversità. La biodiversità è la varietà di organismi viventi e il significato, come dicevo, è molto ampio. Può essere studiata a diversi livelli, in particolare a livello genetico, a livello di specie e a livello di habitat. Si può perfino arrivare ad un livello di paesaggio. La biodiversità a livello genetico è quasi completamente sconosciuta. Conosciamo abbastanza bene la biodiversità di specie alimentari, ma certo delle specie spontanee di animali, vegetali, funghi,
veramente conosciamo troppo poco. A livello invece di specie, allora siamo, diciamo, abbiamo una conoscenza abbastanza buona relativamente a alcuni gruppi di organismi. E allora faccio subito l'esempio dei vegetali, che naturalmente in genere hanno delle dimensioni abbastanza grandi. Si ritiene che le specie vegetali presenti sul pianeta siano circa 300.000. Diciamo che potrebbero essere un po' di più, sicuramente ci sono ambienti che non conosciamo bene, quindi potranno ancora salire, però è importante sapere che questo numero è risultato di almeno diciamo 2 secoli di analisi molto approfondite sul territorio. Dal punto di vista degli habitat invece conosciamo molte cose in alcuni territori e invece pochissime cose in altri. Ci tengo a dire che i dati che ho fornito sulla biodiversità vegetale a livello globale sono sicuramente abbastanza affidabili, mentre ad esempio sugli animali noi sappiamo che la nostra conoscenza è relativamente ridotta. Ad esempio sugli insetti sappiamo che ne conosciamo veramente pochissimi e quindi continuamente si descrivono specie nuove. Quindi sulla biodiversità abbiamo moltissimo da fare. Quello che noi sappiamo è che è un ottimo indicatore dello stato di conservazione degli ecosistemi e della natura in generale. Quindi per questo motivo è giusto approfondirne la conoscenza, è giusto dedicare molto tempo a esplorare il territorio con tutti gli strumenti nuovi che ci sono ad oggi e che ci saranno anche in futuro. La biodiversità vegetale è maggiore di quella animale, quindi, e in Italia com'è la situazione a livello di biodiversità e quali sono le principali minacce nel nostro paese? La biodiversità vegetale, in realtà, come numero di specie, non è maggiore di quella animale, anzi, il numero delle specie vegetali che al mondo si ritiene essere di circa 300.000 è fortemente più basso del numero delle specie animali, che peraltro non si conoscono completamente, ma sappiamo essere un numero molto più basso. Ma dal punto di vista della, diciamo, importanza di queste specie vegetali, possiamo dire che queste costituiscono gli ecosistemi e sappiamo che sono fondamentali perché sono il porto e il magazzino dell'energia solare. Quindi senza le piante nessun altro organismo può vivere, o sono pochissimi gli organismi che potrebbero vivere senza queste specie, senza la presenza di queste specie sul globo. Quindi è importantissimo conoscerne la biodiversità, tutelarla, valorizzarla, proprio in quanto i vegetali hanno un ruolo particolare per gli equilibri biogeochimici, per la nostra vita, la vita di tutti, tanto che si dice che la vita in generale dipende dalle piante. La biodiversità vegetale è quindi di circa 300.000 specie e la copertura del pianeta è diciamo legata alla grandissima parte degli ecosistemi e dei territori. Sappiamo che in Italia la biodiversità vegetale è estremamente elevata se consideriamo la conoscenza delle specie. Noi in Italia siamo a circa 8.200 entità vegetali e questo numero per il nostro territorio è il più alto tra quello dei paesi europei. Tra i paesi mediterranei anche la nostra biodiversità come numero di specie è molto molto elevata, è seconda soltanto alla biodiversità della Turchia. Inoltre abbiamo una biodiversità caratterizzata da molte specie endemiche, da specie rare, quindi una flora di particolare pregio che è legata alla grande diversità di climi e di territori del nostro paese. Quello che noi sappiamo che questa diversità è minacciata da, ad esempio, dall'uso degli ecosistemi, dalla frammentazione degli habitat, ma sappiamo anche, questo lo voglio sottolineare, che queste minacce
in Europa in generale sono diverse e sono, diciamo, meno devastanti, meno preoccupanti di quello che possa avvenire, ad esempio, nei paesi tropicali. Questo è importante da sapere, perché i paesi tropicali sono caratterizzati da uno sfruttamento in questo momento, veramente in questi ultimi decenni e si presuppone anche nel futuro, estremamente dannoso. In Europa ci sono indubbiamente dei motivi di preoccupazione relativi alla tutela, quindi bisogna tutelare fortemente la biodiversità, ma il danno che noi stiamo esercitando in questo momento è inferiore di quello che può avvenire in altri paesi. Quindi attenzione alle minacce, in particolare all'uso del territorio da parte dell'uomo. Anche la minaccia può essere quella sicuramente preoccupante dei cambiamenti climatici, ma la nostra situazione è di maggiore equilibrio rispetto a quello che avvenga nei paesi tropicali. Emanuela Rosio per La goccia del colibrì. Riprendiamo la linea dagli studi per rilanciarla subito un altro degli nostri inviati che ha incontrato i referenti del giardino botanico Peyronel, insomma siamo sul Col Barant, dove questo giardino, nell'ambito del Civico Museo di Scienze Naturali di Pinerolo, studia proprio la biodiversità in montagna. Linea agli inviati. Per parlare di un caso pratico di biodiversità abbiamo intervistato Fabrizia Vietto, che è una volontaria del giardino botanico Peyronel di Pinerolo. Cos'è e come nasce il giardino Peyronel? Il giardino botanico alpino Bruno Peyronel è un giardino botanico in alta quota, che grazie alla sua particolare morfologia naturale racchiude molti degli ambienti tipici della fascia subalpina, alpina e nivale e molte delle specie presenti nel territorio circostante. La sua importanza è quindi legata alla conservazione delle specie alpine e al mantenimento degli ambienti naturali. Inoltre, è uno strumento fondamentale per lo studio della vegetazione da un punto di vista botanico ed ecologico. Il giardino botanico alpino Bruno Peyronel nasce nel 1991 a seguito della collaborazione tra l'Università degli Studi di Torino, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Comunità Montana Valpellice e il Comune di Bobbio Pellice ed è inserito nell'elenco ufficiale delle aree di interesse botanico della Regione Piemonte, nella sezione dei giardini botanici pubblici. Bruno Peyronel, stimato docente di botanica presso l'Università di Torino, nonché fondatore della Federazione Nazionale Pro Natura e della Associazione Italiana Naturalisti, notò nella zona del Colle Barant un'area caratterizzata da un'elevata varietà floristica. Quali specie vegetali e animali possiamo osservare al suo interno? All'interno del giardino si può ammirare la flora alpina tipica di diversi ambienti, dalla vegetazione delle rocce calcaree a quella delle zone umide, da quella dei pascoli alpini a quella delle vallette nivali. La biodiversità vegetale di questo piccolo giardino è sorprendente: oltre 300 specie in poco meno di 2 ettari. Molte di queste specie hanno un importante valore naturalistico ed ecologico. Alcune sono ormai rare, altre sono degli endemismi, cioè sono presenti solo in un territorio ristretto. Degli esempi sono la genziana rostani e la veronica alioni, esclusive del massiccio del Monviso. Il giardino fa parte dell'oasi faunistica Barant, caratterizzata dalla presenza di una ricca fauna: camosci, caprioli, mufloni, marmotte, ermellini, aquila, gallo forcello. Infine, anche un endemismo tra le specie animali, la salamandra lanzai, riconoscibile perché tutta nera. Insomma, visitando il giardino, si rimarrà affascinati dalla rigogliosità e dalla varietà di vita naturale che qui si sviluppa in tutte le sue forme, animali e vegetali, durante la breve estate alpina. Informazione pratica. Come si raggiunge? Il giardino botanico alpino Bruno Peyronel si trova nel territorio del comune di Bobbio Pellice, Torino, in Valle Pellice, a pochi chilometri dalla città di Torino. Da Pinerolo si percorre la Valle Pellice fino a superare Villar Pellice. Prima di giungere a Bobbio Pellice, si prende la strada sulla sinistra, che supera il fiume e sale nella Comba dei Carboneri, che si percorre tutta fino a raggiungere il rifugio Barbara Lowry. Da lì si prende il sentiero verso il Colle Barant. Il giardino si trova a circa 90 minuti di camminata subito dopo il rifugio Barant. Si può raggiungere il giardino anche dalla Conca del Prà dopo Villanova, seguendo le indicazioni per il Colle Barant. Perché secondo voi è speciale questo giardino? Chiunque si avventuri fino alla vetta del Colle Barant rimane senza parole alla vista del piccolo scrigno in cui è racchiuso il giardino. Sembra un quadro.
un laghetto, un fiumiciattolo, una casetta e un sentiero che si snoda in tanti luoghi diversi tipici del mondo alpino, un mondo sospeso e incorniciato dalle montagne circostanti. Ma non è solo questo a rendere speciale il giardino botanico Peyronel. Le specie presenti sono tutte rigorosamente spontanee. La flora è selvatica e segue le sue leggi naturali senza interventi di nessun tipo. I volontari rincorrono le piante spontanee ponendo i cartellini di identificazione a ogni nuova fioritura. Infine, ciò che rende unico e speciale questo luogo è la memoria di Bruno Peyronel, con il suo sincero amore per la montagna e il rispetto per ogni forma di vita. Dal giardino botanico di Peyronel è tutto, Maurizio Bongioanni per La Goccia del Colibrì. Un grazie ai nostri inviati per queste interessantissime testimonianze e chiuderemo ogni puntata della trasmissione con qualche goccia del colibrì, cioè quelle azioni quotidiane, molto semplici, che possiamo fare per provare una nuova armonia, per provare a cambiare un po' quando le cose non vanno. Ed ecco le prime tre gocce per la biodiversità. Primo, compra frutta e verdura di stagione. Secondo, compra frutta e verdura di cultivar tradizionali e locali, anche se hanno una pezzatura piccola e non sono troppo belli alla vista. Terzo, pianta alberi e fiori nella tua città. Un grazie da Roberto Cavallo per l'ascolto e un appuntamento per la prossima puntata della Goccia del Colibrì, istruzioni per un futuro sostenibile. La Goccia del Colibrì, istruzioni per un futuro sostenibile, di Roberto Cavallo.